Altra giornata di paura in Vallestrona a causa della strada provinciale 52. Intorno alle 9 di ieri, domenica 12 maggio, alcuni alberi sono stati letteralmente sradicati dal vento 200 metri dopo la località del Prelo, appena prima l'ingresso a Strona, e hanno invaso la carreggiata provocando gravi problemi alla viabilità. Per fortuna però non c'è stato nessun ferito, anche se si è rischiata l'ennesima tragedia. In tanti infatti si stavano recando in Vallestrona per le commemorazioni degli eccidi di Forno e Chesio, che prevedevano alle 10.30 la partenza del corteo da Strona e alle 11 la Santa Messa. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine. Il commissariato di polizia di Omegna, insieme ai carabinieri e alla guardia di finanza, ha cercato di gestire l'emergenza. La strada invece è stata ripulita dai vigili del fuoco in circa 3 ore attraverso l'utilizzo di un apposito mezzo messo a disposizione dal comune di Vallestrona. Anche il personale dell'Enel è dovuto intervenire, visto che alcuni tronchi erano finiti sui tralicci della corrente elettrica. Non se ne può più, hanno detto in concerto i sindaci della Vallestrona. Ogni giorno rischiamo seriamente la vita, la 52 diventa un rebus e ogni attraversamento si trasforma in una questione di fortuna. Quando diciamo che servono lavori urgenti, non mentiamo, perché stanno venendo meno le condizioni minime di sicurezza.